Allora, eccoci, stasera è un saluto particolare. Siamo in tre e siamo qui con voi perché avevamo qualcosa da dire, soprattutto, come avevo anticipato, a coloro i quali per frustrazione, per egocentrismo, per egoismo, che vogliamo dire, per momento di gloria, hanno da ridire su qualunque cosa. E io mi chiedo, tutte le volte, uscire dal canale? No, non sarebbe più facile? No, bisogna sempre fare le prime donne. E va bene, e allora rispondiamo, perché altrimenti qualcuno potrebbe dire, ma tu non rispondi a ciò che non ti conviene, rispondi solo a chi ti vuole bene. No, 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 rispondo a tutti. È soltanto che a volte non c'è tantissimo tempo, ma stasera ci siamo prese del tempo per voi, proprio per coloro i quali hanno bisogno di una risposta. E allora, sorellina, cominciamo? Vai, Vai. andiamo col primo messaggio. Rispondiamo a Federico Boffi. Visto che Valentina Fusco ci mette la faccia, anche voi dovete essere in prima linea in questi video. Solidarietà al comune di Appiano che deve perdere tempo con questa signora, che forse dovrebbe trovarsi un'occupazione seria, oltre a giocare a fare la polide, condizioni di cui hanno sofferto e soffrono davvero milioni di persone, di cui lei sicuramente non fa parte. Federico Boffi, a parte il fatto che probabilmente tu in questo momento sei entrato nel canale, quindi non hai ascoltato niente, quindi non sai della legge della polidia, non sai della dichiarazione da polide da un anno a questa parte che io ho già fatto, non sai niente. Però, siccome è facile parlare, mi limito soltanto a dirti che io un'occupazione ce l'ho già. Probabilmente, quando si crede nella legge, nella verità, si mette da parte anche questo, purché la ragione abbia la vittoria, ma effettivamente non è un discorso che possono capire tanti. Grazie Federico Boffi. Grazie. Andiamo avanti. Francesca Bagaglia. Francesca, non sto a leggere tutta la persecuzione che tu hai fatto sotto ai vari video, voglio soltanto limitarmi a dirti due parole. Tu sei una di quelle frustrate, frustrate barra frustrati, che mi adorano, adorano, elogiano inizialmente e poi quando qualcosa gli va storto, io poi sono la più cattiva del mondo. Sono ormai avvezza a questi atteggiamenti e va bene così, non è un problema. Non ho bisogno di rispondere a te perché io rispondo sempre a tutto. Quindi le risposte ci sono, ma se non ti vanno bene, non è un mio problema. Ciao Francesca. Ciao, ciao. Cristiana Mariani. Come si chiama? Qualcuno mi spiega perché c'è il codice fiscale della signora Fusco se lei, io mi chiamo Valentina, no signora Fusco, se lei si dichiara apolide, anche tu, cara Cristiana Mariani, probabilmente sei entrata in questo momento e non hai visionato i video, non sai quante volte ho spiegato il concetto del codice fiscale, ma lo ridico. Il codice fiscale è l'unico documento identificativo perché ha le caratteristiche di quello che è il documento identificativo. Si autoproduce, non si paga, ma soprattutto non Non scade. scade! Ciao Cristiana. Ciao! Adadea, lo leggiamo dai. La classica odiatissima frase che noi autoctoni trentino-tirolesi ci siamo dovuti sentire dire da ormai oltre un secolo, detta da fascisti di destra e di sinistra, è proprio questa: siamo in Italia e si parla in italiano, oppure siamo in Italia e quindi italiani. Ecco, detta da Valentina, fa veramente specie. Come si fa a battersi per i diritti e poi trovi normale negare gli stessi diritti ad altri? Ma che ha detto? Vabbè, io ho fatto un video oggi che ha chiarito, quindi, cara Adadea, penso che forse quello ti può bastare. Ciao! Ciao! Andiamo avanti, C'è ancora l'abbiamo Cristiana? già risposta a Cristiano. Ancora
ancora? Ada Dea pure l'abbiamo risposta, quindi la salutiamo. Mauro, hello Valentina, tutto bene? Personalmente sono 40 anni che pago assicurazioni varie, sui vari mezzi che ho avuto e su quelli che ho ora, e ogni anno aumentano le tariffe. Poi ci sono bolli, patente, revisioni. In 40 anni sono parecchi soldi, ma dove andranno a finire? Forse a pagare gli stipendi a qualcuno? E le tasse? Non sono a priori contro le tasse, ma abbiamo un'idea della cifra spesa nell'arco della vita intera? È più onesta una persona che subdolamente cerca di eludere di nascosto il fisco in tutti i modi, o colui come Valentina si oppone apparentemente senza paura? Allora, Mauro, a parte che anziché lamentarsi, ci sono le metodologie per poter mettere in pratica la legge che non ravvede tutto quello che tu hai elencato, ma io non agisco subdolamente, io agisco praticamente secondo legge. Non eludo in qualche modo il fisco. Io metto in pratica quello che è il contributo previsto dalla legge, non le tassazioni previste dalla legislazione successiva. Chiaro? Ciao Mauro! Ciao! Andiamo avanti. Carla Belli, c'è Pietro Bisanti che dice che rischi, spero che si sbagli. Carla, io ti ringrazio, non so chi cavolo sia sto Pietro Bisanti, però magari a queste persone ditegli che io li aspetto qui, a braccia aperte, oppure facciamo una diretta, perché altrimenti parlare da lontano dietro la tastiera è facile, molto facile. Ad ogni modo, io sono qui, sto aspettando questi rischi. O sembra che la procura abbia già risposto? No? Quindi qualche cosa l'abbiamo già ottenuta. Ma sto aspettando il rischio, tranquillo. Magari più di essere rotta le balle di notte mentre dormo, quello mi sa che è probabile. Di più ancora non ravvedo. Ma vediamo. Come si chiamava? Chiara. Carla. Ciao Carla. Ciao Carla. Giordano Bruno, è uno pseudonimo o il tuo vero nome? Giordano Bruno, qualche apolide mi può spiegare cosa c'è da festeggiare? Mi fermo qui, non sto a leggere tutto il resto perché anche no, noi abbiamo da festeggiare anche tanto. Io capisco che fa male, però signori non possiamo essere vessati perché abbiamo la conoscenza di qualcosa di diverso, altrimenti i primi che fanno discriminazione siete voi. Ciao Giordano Bruno. Ciao. Un veicolo, Leonardo Viz, è lui vero? Un veicolo non può circolare, un veicolo non può circolare senza assicurazione, si mette a rischio le altre persone. Non confondiamo il giusto con il non giusto, la signora sta sbagliando. E la bicicletta non è pericolosa, il monopattino nemmeno, e mentre cammini per strada e stai al telefonino non sei pericoloso, solo con la macchina sei pericoloso. E se hai l'assicurazione ma hai bevuto e ti metti lo stesso alla guida, ma soprattutto se quella sera non ci vedi bene e comunque ti metti alla guida, non sei pericoloso? Ah no, sono pericolosa io che non ho l'assicurazione, vero? Ecco, allora dimmi qual è l'articolo di legge che mi impone un'assicurazione, sempre per il principio della legge e non del giudizio e dell'ideologia che, perché quella è bassa, è per il popolino, ok? Noi non viaggiamo su quelle onde lì, quelle frequenze non ci appartengono. Ciao Leonardo. Ciao Leonardo. No, c'era anche la sua amica sotto. Elisa Crivellenti, io non ho nessuna stima per questa persona, ma grazie! Cioè, ce ne faremo una ragione. Infatti, che peccato. Anzi, la trovo molto pericolosa, hola Peppa, a promuovere certe iniziative. No, non sono iniziative, è la legge.
che sono contro la legge. No, è la legge! Il bello sarebbe questo, se soltanto ci impegnassimo a studiare, magari un confronto sarebbe più giusto, non soltanto perché ci passa per la testa. Voglio vedere se una polide senza assicurazione e targa regolare vi investe o vi viene addosso. Io dopo 25 anni che ho la patente non ho mai fatto un incidente e adesso devo investire qualcuno. Secondo voi io in questo, solo perché ho fatto dichiarazioni a polizia, devo fare incidenti, uccidere le persone? Tutto adesso. E vabbè. O peggio la morte. Signori, lo sapete che c'è il virus? E il governo dice che vi dovete vaccinare, perché altrimenti moriamo tutti. Come disse Conte, se non ti muori. Muori. Quindi voglio dire, siamo più o meno sulla stessa cosa. Non è che quello no, questo sì, questo no, quello sì. Coerenza. Cerchiamo di avere coerenza. Andiamo oltre. Salutiamola. Ciao Elisa. Ciao Elisa. Lalla Creative Project. Vale, sei in Italia e paghi l'assicurazione auto, sei un pericolo per gli altri. Cosa gli diciamo? La stessa cosa di prima. La prima comunicazione, facciamo riferimento alla prima comunicazione. Ciao Lalla. Stefan Eichner. Sarai mica di qua tu, no? Magari passa. Eichner. Vedi la mia sorellina più precisa. Mi sa che sto rompendo le scatole questo microfono. Che tristezza, per forza non c'è siccità. Questo è un video vecchio probabilmente. Quando non si è colpiti, provate a chiedere. Ma che ha detto? Non si sa. Vabbè, Stefan, magari riprova. Ciao. Basta. Arianna pure? No, questo è vecchio. Basta, non ne abbiamo più. Finito, basta, abbiamo finito. Dove sono le linee, dobbiamo saltare. Sì. Va bene, allora con questo vi diamo la buonanotte. Vi faremo vedere per quale motivo tutto il giorno non ci avete visti, quindi ci saranno un po' di video per rendervi partecipi di che cosa succede in quelli di strada a Luziafeld. A domani. A domani. Ciao.